E come non mai, signore e signori, buonasera. Buonasera. Che cosa vi facciamo vedere questa sera? Un tuffo nel passato che ci commuove già in partenza. Mike, il grande Mike, che presentava Scommettiamo, un quiz, una tradizionale quiz, con i soliti tre concorrenti che si sfidano su varie materie che già vengono presentate in qualche Non esempio. presentiamo la trasmissione, presentiamo il gioco in scatola. La cosa particolare è che i giochi in scatola venivano anche, oltre venduti, regalati ai Sì, perdenti delle varie ricordo puntate. che... Quindi non sappiamo questo da dove arriva. Potrebbe essere stato di un concorrente, come invece di qualcuno che l'ha acquistato. Acquistato, andiamo avanti. In Forza, realtà forza, diamoci una lo... mossa. Non siamo qui, Siamo qui per Bene, giocare. bene, andiamo avanti, sì. Io Scommettiamo! ricordo la faccia di quelli che ricevevano il premio di consolazione. Quell'altro aveva vinto 80 milioni e loro se ne andavano a casa e ricevevano questo meraviglioso oggetto. Non erano, cioè facevano finta di sorridere, ma si capiva che non erano proprio Ok, felicissimi. noterei subito il cavallino Sì. Michele, che era la mascotte di questo gioco perché era ispirato all'Ippica. Non staremo a spiegare tutte le regole, se no siamo qui No, già però in tanto nel parte farvi faceva finta vedere di essere le cose. una gara. Quindi comincerei ad aprire la scatola per vedere quello che conteneva. In che anni siamo? Dal 6 76, al 78. 78. Quindi bianco e nero, salvo nel 78, bianco e nero. E in effetti tutto questo qui è un po' ottimistico, mentre la cosa vera è il bianco e nero del Cavallino Michele. Della EG editrice Giochi di Milano. Apriamo questa cosa e scopriamo cosa c'è Lasciamo questo qui. all'interno. Allora, Aprilo intanto rovinosamente, ma noi tentiamo di farcelo stare. cominciamo dalle istruzioni che Queste istruzioni originali che vediamo, abbiamo. erano girate male. Nuovo gioco Nuovo gioco. condotto da Mike Bongiorno. Poi non possiamo certo metterci a fare in diretta tutto quanto, ma... No, beh, qualche domanda adesso io te la faccio, intanto che lei recupera nei cassetti della memoria qualche informazione sul gioco. L'idrogeno è formato da un numero preciso di protoni ed elettroni. Qual è questo numero? Ah, devo rispondere No, anche? non lo so. Se vuole partecipare al gioco, sì, se no No, ma io rinuncio a va vincere qualsiasi bene. cosa. Scienza tecnica, passiamo a teatro e cinema. Il film Ho sposato una strega, interpretato da Frederick Marc, aveva come protagonista una bellissima attrice famosa con i lunghi capelli. Chi era? Veronica Non ricordo. Lake. Io lo so perché ho le risposte, quindi è molto più facile per me. Ricordiamo che questa cosa qui andava in onda dopo una cosa ancora più famosa che era il Rischiatutto, Sì. che era finito appunto nel 76, e non c'era più la sublime, la famosissima, la meravigliosa Sabina Ciuffini, ed era stata Esatto. sostituita da Paola Manfrini, di cui ci ricordiamo molto meno, con rispetto, ma ci ricordiamo molto meno. Aveva avuto successo questa trasmissione? Forse, vediamo che Auditel aveva, perché c'era l'Auditel. Oggi non so se c'è Ci più. risulta intorno ai 24 milioni di telespettatori 24 abbondanti. milioni, neanche la nazionale oggi fa 24 milioni. Sanremo fa 13 milioni Domanda, noi circa. faremo questa cifra di Noi ne visualizzazioni? faremo probabilmente di più. Di Va più. bene, l'ottimismo. Tenendo presente che gli italiani forse erano intorno ai 40 milioni in quel periodo. Ora non vorrei dire una cavolata, ma non superavano sicuro i 50 milioni. C'erano tutta una serie di strumenti per fare le domande. Allora, ma io le faccio vedere una cosa, perché io Rigorosamente in bianco ho già e nero. sbirciato prima. Quindi possiamo inserire, tranne questa che è il gioco, Ah, e fotografia tac, dell'argomento. tac, e così Così c'è anche un'inquadratura si tipo riproduce la cosa. televisiva. Ma io avevo visto con commozione una cosa da mettere subito nell'inquadratura che tu mi hai così in maniera Ah, volevo anche meravigliosa. spiegare che alcune cose non possono essere rimosse perché si utilizzano a tabellone, tipo questo è così. Si sfila e si infila la Possiamo infilare foto. quella successiva? Sì. E guardiamo cosa abbiamo tirato fuori. La Una Fiat 500 che, tra fantastica parentesi, aggiungiamo sulle... proprio questa sera, abbiamo avuto il piacere di riguidare, grazie a un amico, ringraziamo Giuseppe, che ci ha fatto provare una 500 degli anni 70. E Vabbè. che tra poco, o tra molto, Tra insomma, molto appena possibile, recensiremo, cercheremo non in di... interna ma in esterna, perché sarà Ci difficile. produrremo in una... Vediamo subito che qui, oggi sarà fissa l'inquadratura probabilmente. Con il... Questo generatore di scelta, praticamente una ruota della fortuna primaria, questo totalizzatore ispirato a quello delle corse ippiche, ma io le ho tenuto nascosto che le domande venivano inserite nelle famose la Fantastico, 1, la 2 o la 3. mi commuovo profondamente di questa cosa che veramente Ci adesso sono già ancora appare come una le grandissima sciocchezza, ma ai tempi era una cosa fatta buste. sul Io vi serio. suggerisco andare anche su YouTube e cercare le trasmissioni, ci sono puntate intere, mi pare si chiami qualcosa col sorriso, non ricordo, di Mike Buongiorno.
e ci sono le puntate intere di Rischiatutto, di scommettiamo, di altre trasmissioni veramente veramente belle. Procuratemi un fazzoletto e commuovetevi. Qui abbiamo le cartelle che probabilmente toccavano ad ogni tre concorrenti, mettendo il tipo di domanda, quanto puntavano. Perché si puntava prima della domanda. Prima, certo. Per mettere il modo di picco. Quindi io dico che chi e punto 300.000 lire. Poi se sbagli perdi 300.000 lire, se no le guadagni. Queste erano, poi era diviso in domande preliminari, e nella seconda fase poi la parte finale era molto simile a quella di Rischiatutto, cioè con le tre non cabine ma dei blocchi in cui c'erano i concorrenti con le cuffie e dovevano rispondere ad alcune domande. Soldi con la faccia di Mike, quindi andiamo 50.000, 100.000, 25.000, 10.000, 20.000, più alto 75, cioè 500.000 lire e l'ultimo 50.000, non sono in ordine. Questa cosa qui, questo è un vero tuffo nel passato. Questo sì. Doppio, sia per il gioco. Ho trovato i numeri mancanti che erano finiti di lato. Vabbè, poi li recupero. Sia per la trasmissione in sé. Certo. Ricordiamo la prima trasmissione alla quale si poteva partecipare con una mail o con un... Sì, con una mail, certo. Si poteva partecipare. Perché io lavoro con questa persona. E si poteva scommettere sulla vittoria dell'uno o dell'altro campione. Ok, le do il tempo. Ah, questo è il tempo residuo per poter... La mitica Cristina. In realtà in trasmissione avevano cronometri opportuni, ma per fare una cosa alla buona nel gioco c'era... Però è bello come ha fatto questo gioco in scatola, nel senso è strutturato bene a molti pezzi. Vediamo, corse automobilistiche. Ah, poi bisogna andare a cercare la domanda. Questa è solo l'immagine da mettere per richiamare la trasmissione televisiva, ripeto. Interessante, perché eravamo anche in un periodo dove c'era una cosa che si chiamava guerra fredda, effettivamente, e quindi c'erano anche le domande sulle armi, e le domande sulle armi, eccolo qua, sì, riguardavano i famosi missili che poi dopo un po' riuscivano anche a trattare, a ridurre in quantità. Anche questo è un segno dei tempi, non che adesso non ci siano, ma insomma quei tempi erano più famosi. Ecco. Ella Fitzgerald. No, ho già dato la risposta alla domanda che volevo fare. E quindi, come dire, reinserisco le buste. Ci commuoviamo, per favore. E salutiamo i nostri amici. Ci commuoviamo anche perché Mike non è più con noi. Assolutamente. E noi, scherzando scioccamente, diciamo che è un nostro collega. È un modo per ricordarlo e onorarlo, assolutamente. No, un uomo anche con un è stato spessore, ha fatto anche importante nella televisione italiana. E non solo. E non solo, l'ha creata in un certo senso, l'ha plasmata. E con questa multipla, sincera commozione, salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima. Allegri.